gameplay, ma siamo nel canale dei Re d'Italia. E non siamo su, appunto, come detto prima, non siamo su un gameplay, non siamo su un gioco, ma siamo qua perché volevo parlarti di una cosa. Sarò molto veloce e sì, in poche parole sarò molto veloce. Riguarda, potrebbe essere una nuova rubrica per il canale, quindi fateci sapere nei commenti se volete che la continuiamo o meno. Adesso vi porto sul canale di FunnyBoss. Questo qua è ovviamente il mio canale, quindi andate tranquilli. FunnyBoss. FunnyBoss. Madonna santa. Ok. Questo qua è il video dove metteva in palio. Ah, ok, ha già cancellato il video, come non detto. Aveva messo in palio la un contest per il kit Devastator. Tra le regole c'era, ovviamente, iscriversi al canale di questo tizio qua, Molten Crisis. Che adesso, ovviamente, non trova. Molten Crisis. Molten. Forse solo con Molten. Molten Gaming, no? Adesso un attimino ci ribecchiamo quando lo trovo, eh. Ok, no, non serve, ok. Non ho schippato. Ok, va bene, l'ho trovato. Dove mette in contest la tastiera della Cooler Master Chain Storm, la Quickfire Pro. Questo qua è il video dell'estrazione. Allora, tolgo il volume. E questi qua, lui ha messo ovviamente il numero di vincitori 10, lui estrae e viene fuori Geko come prima posizione, Decimo Nobu e poi via dicendo. Alla fine, qui ha fatto da 1 a 10 max è venuto 10, ovviamente, no? E quindi dice Nobu ha scritto, vabbè, vinto il contest e via. Ovviamente ti pare normale che dopo questo del contest che io tra un poco vi dico perché è truffato, dice che si sta sentendo sfruttato. Ora, guardiamo un attimino i commenti. Allora, sì, boh, va bene. Ragazzi, questo qua non ho 2000. Questo ragazzo qua, diciamo, come dire, l'ha scoperto, no? C'è stato. Ha scoperto la truffa. Ragazzi, voglio precisare che non ho nulla contro Molten, ma questo contest è truccato. Il vincitore c'è Dark Nobunaga, anche detto Nobu, è il fratello o cugino di Molten. Non faccio questo video perché rosico di non aver vinto, non ho neanche partecipato. Lo faccio solo per giustizia di tutte quelle persone prese per i fondelli. Vi auguro buone feste, peace. Allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto. Io, allora, non è che mi frega molto del contest o di. Diciamo, non mi frega molto del contest, però che venga, che diciamo che se, come dire, allora, riprendendo, cioè, se, come dire, come ho detto poco fa, non mi interessa molto del contest, non faccio tagli, perché, anche perché sto pensando a cosa dire di veramente sensato, a me non mi interessa molto del contest, però che dopo venga a dire che mi sto sentendo sfruttato perché alcuni di noi, compreso io, ci siamo disiscritti perché non ha senso iscriversi a un canale di un tizio che fa contest truccati, che poi tra l'altro è anche il primo. Qua dopo tira fuori la Nobu e dice tira fuori il fatto che col suo secondo canale, ok, al momento siamo solo vicini di casa e nemmeno parenti lontani. E non continua, avanti, ho già confessato tutto, non dire cagate. De non domino, se ti dico che non siamo parenti, non lo siamo. Io mi chiamo Giunto, gli dico il cognome, lui no. Ovviamente io gli ho scritto, non ci interessa non abbiate minchia del tuo cognome. E quindi, boh, niente da fa. E allora, in poche parole, io parlo con FunnyBoss tramite chat di WhatsApp, che non metterò screenshot, non metterò niente, che appunto il contest è truccato. E FunnyBoss si accorge lui stesso anche che è truccato.
E quindi mi dà il numero di Molten Crisis, gli inizio a scrivere che lui non fa video per passione, si fa conti struccati e via dicendo, no? E fa... lui fa, che devo dire? Siete tutti coglioni, dementi, come al solito. E io gli faccio, dementi a chi? Non tu. Cioè, ora qua c'è già il minimo di deficienza possibile immaginabile. E allora, io gli dico, cioè, continuo a dirgli, senti, se continui così, meglio che chiudi il canale. Lui inizia a insultarmi la madre, ok? Che la famiglia, io penso che la famiglia non si deve mai toccare. Ho capito, siamo ragazzi, però comunque bisogna essere veramente dei cretini per toccare la famiglia. Io rispondo a tono, e lui cosa fa? Cioè, dopo che io l'ho spento, ma proprio l'ho spento di brutto, lui fa, oh, senti, bimbo di figlio di Troia, ti vado a denunciare. Ok, là è partito anche... A un certo punto, 10 secondi dopo, mi scrive un tizio. Hey! E faccio, chi sei? Io sono Nobu, quello che ha vinto. Quindi, in poche parole, io avendo spento Molten, Molten ha dato il numero a Nobu, che mi ha scritto. Io ho detto, senti, allora... di sicuro il numero te l'ha dato Molten, quindi dimmi in fretta cosa devi dirmi, che devo andare. Boh, lui mi dice di lasciare stare Molten, cioè no, non è che mi dice questo, semplicemente io gli scrivo, senti, allora partiamo dicendo, cioè partiamo con la mentalità di 16 anni e non con la mentalità che c'è Molten, ok? E mi fa, sì, ok, va bene. E alla fine di questo discorso dice che anche Nobu, quindi Molten, ti conviene stare zitto, pure Nobu ha detto che lui non fa video per passione. Allora, quindi, il risultato è che Molten viene preso dal culo da tutti per questo contest, compreso io, e Nobu, che conferma che lui non fa video per passione, ok? Fanny, che ha detto pure lui che il contest è realmente truccato, e quindi niente, sinceramente io sono molto deluso da questa cosa, però ripeto, il contest non era nelle mie aspettative, cioè non era, perché comunque io ho una tastiera 150 volte più costosa della sua, e quindi niente, ragazzi, fatemi sapere nei commenti di questa cosa, non metto il canale del... Della vita, diciamo, del ragazzo sfruttato, come dire. E niente, ragazzi, bella.